Allora, Fabio appunto ha riapplicato i gommini sull'SSD e va a riposizionarlo nel vano di plastica dell'iMac da 21 pollici. Ecco qua, come vedete. Ok, lo appoggia con calma verso sinistra, piano piano, spostando leggermente la base in plastica, quella che vedete nera grande che precedentemente ha svitato, facendo attenzione a far combaciare i contatti dell'SSD che si andranno a reincastrare, quindi voi sentirete che si andranno a infilare nel vano dei contatti che è giustamente attaccato allo chassis dell'iMac. Con molta attenzione, perché è una cosa veramente sull'iMac veramente millimetrica, fare in modo che sia appoggiata. Ok, Ecco, in questo in questo modo. momento abbiamo posizionato, come stava dicendo Alessandro, il nostro disco come era prima, nelle sue asole. Ora ci accingiamo di nuovo a richiudere il pannello e a riposizionare i due fermi che sono per il blocco del disco. Io direi che visto che l'abbiamo fatto vedere prima, a Sì, adesso questo punto noi stoppiamo un attimo il bypassiamo video, questa cosa, bypassiamo questa esatto, così facciamo operazione, vedere come poi come richiudere il richiudiamo il tutto. tutto. Ok? Allora, come potete vedere, Fabio ha provveduto a richiudere il tutto, quindi come vedete il Mac è praticamente come era all'inizio prima della sostituzione dell'SSD, ma eccolo qua, come vedete questo è il crucial che abbiamo sostituito, quindi l'SSD sta al suo posto. Allora, cosa importante da dirvi, adesso Fabio ve lo farà, quindi riallarghiamo un attimo, rimettiamo la posizione normale, adesso Fabio vi farà vedere, come potete vedere, adesso qui ve lo faccio vedere io, in questo punto qua, cioè tutto il perimetro dell'iMac, logicamente rimangono dei depositi, mi levo questi occhiali, si chiamano occhiali da acchiappo, perché altrimenti purtroppo noi non ci vediamo bene, quindi come potete vedere, Scusa Alessandro, non si molto era visto, sexy. adesso ecco, adesso sì, Sono più adesso sexy, l'abbiamo visto. no, questi No, perché occhiali precedentemente noi stavamo non... inquadrando il PC, ma non avevamo visto Ah, te. ecco, non si Quindi quando tu vedeva. l'hai tolto, Quindi non sapevamo neanche che te l'hai tolto, era meglio che ti sei tolto gli occhiali, che avevo ok, evitato la chiaro, figuraccia, invece, ecco. esatto, Non sono i nostri occhiali, come si vede chiaramente, però sono molto sexy. ok. Ecco. Allora, come stavamo dicendo, tutto il perimetro dell'iMac, cioè tutto questo, adesso Fabio ve lo farà vedere, logicamente rimane una parte del residuo del biadesivo che siamo andati a levare. Quindi mi raccomando, molto importante, altrimenti rischiate che poi, quando andate a mettere il biadesivo, non faccia lo stesso effetto di quello precedente. Quindi c'è il pericolo che si scolli o addirittura diventi in parte instabile lo schermo, che è anche molto pesante. Quindi ve lo trovate praticamente che, adesso auguriamoci di no, ma pensate che brutto effetto se ve lo trovate che vi casca addosso. Quindi un'operazione, mi raccomando, molto molto importante. Adesso Fabio vi fa vedere, in parte lo abbiamo già pulito, però per una vostra, diciamo, precisione, puntualizzazione, vi andiamo a far vedere, Fabio vi farà vedere esattamente con che cosa facciamo per levarlo completamente. Allora, io mi alzo, quindi sparisco, lascio il posto a Fabio, che nel frattempo si andrà a posizionare, però, sulla sopra stazione, guarda, Non è vero, prego eccoci Fabio, qua guarda, ragazzi, di nuovo. mio caro, Ecco qua, io intanto sono allora, andato a ecco reperire Fabio. tra i miei mille Potenti cassetti, attrezzi. mille cassetti e mille cose, quello che ci serve alla fine. Poi vi darò un consiglio come poter reperire queste piccole stupidaggini prima di fare questo lavoro. Allora, innanzitutto, Alessandro, se ci fai una piccola zoomatina Allora, qui, aspetta che zoomiamo, eh? Cerchiamo di ce la andare a facciamo, zoomare. vero? Come no, certo che sì. Oh. Andiamo a Non è vero, zoomare. non è Prego. vero, non è vero. Dai, vai Ecco qua, Alessandro, vai. guarda. Perfetto, Allora, come potete, Fabio, fai vedere quella parte di linguetta che già hai pulito col dito, così facciamo allora vedere. c'è un Esatto, piccolo proprio quella. ricciolino, come lo vedete. In realtà questo ricciolino, con questa piccola spatolina, Bravo, potete trovare si anche una piccola taglierina, anche con quello che ho fatto prima per aprire il nostro pannello, non andiamo nient'altro che a muoverlo leggermente, lo facciamo alzare e questo pian piano, vedete, è una piccola lingua adesiva che è attaccata alla plastica Ragazzi, mi del nostro raccomando, Mac, molto sempre con delicatamente delle come esatto. sta facendo Fabio, perché vi assicuro, vi assicuriamo, ecco, vedete Fabio adesso ha fatto un bel pezzo, ma se fate con una tensione troppo alta, quindi molto delicati, rischiate che si spezza in più riprese e vi assicuro che poi levarlo diventa veramente un'impresa. Vedete Fabio con molta attenzione, piano piano, adesso
c'è la sua mano davanti, ma deve per forza, ecco, vedete, guardate come sta facendo, e vi assicuro che quello per esempio è un pezzo che con molta attenzione, vedete, no, vedete, adesso Fabio per esempio, è vero che era incollato più, però magari ha tirato un pelino più del normale, e quindi diventa, se non fate attenzione, un'operazione molto più lunga di quella che dovrebbe essere. Allora, io consiglio, ragazzi, scusa Alessandro che ti ho interrotto, ma consiglio sempre di togliere, molte persone non lo tolgono questo, che cosa fanno? Aspetta che vado a farglielo vedere, Fabio, perché questo ricciolino non lo vanno ad eliminare. Perfetto. Cioè lo lasciano così come lo abbiamo scollato. Ci mettono della biadesivo sopra a questo o delle colle. Che succede? Che in realtà questa parte non è più, diciamo, rigida o pronta per ricevere un'altra colla sopra per poi essere incollato sul nostro display. Quindi io vi consiglio sempre, con un po' di calma, tanto abbiamo fatto questo bel lavoro, 10 minuti in più persi non ci cambia nulla, non andiamo a nient'altro a fare piano piano a toglierci tutto il nostro biadesivo che Apple ha messo in origine, ok? Esatto. Quindi lo stiamo togliendo quasi tutto con molta calma. Ripetiamo, ragazzi, non trascurate assolutamente, lo so che ve lo stiamo ripetendo, ma siccome ci siamo incorsi moltissime volte in questo problema, e vi assicuriamo che è una fase non solo molto delicata ma veramente molto importante, ripeto, non è una bella sensazione vedersi cascare lo schermo addosso, quindi mi raccomando, molta calma, non vi fate prendere dalla fretta e fatelo con molta attenzione, perché Fabio ha detto una cosa sacrosanta: purtroppo una volta che lo aprite, se non eliminate totalmente tutta la parte di residuo gommoso, elastico, adesivo che c'era precedentemente, purtroppo poi anche che rimettete il biadesivo non reggerebbe come l'originale. Quindi mi raccomando, fate molta attenzione a questa parte. Io lascio procedere Fabio alla pulizia, tanto l'avete capita, e proseguiamo dopo quando lo andiamo a rimettere per il nuovo biadesivo. Allora, Fabio ha finito praticamente la pulizia. Come procediamo a questo punto, Fabio? Allora, finito di pulire bene il nostro perimetro della nostra macchina, ora procediamo con del biadesivo e con una colla che serve anche per i cellulari, per incollare i display. Falla vedere, Fabio. Allora, è una B7000, una colla che si trova comunemente in commercio, potete andare anche su Amazon, si trovano tranquillamente, o nel nostro filamento vicino sotto casa. Del biadesivo, queste sono delle striscette già pretagliate, no? Questa era tutta intera, io me la sono solo tagliata per una questione di comodità. Si può trovare anche un comune biadesivo di quelli trasparenti, vi fate delle piccole striscette, vanno benissimo uguale, queste sono della 3M ma molto semplici, dove non facciamo nient'altro che aprirlo e posizionarlo sul nostro PC. Vedete? Con molta calma, molta attenzione. Mi raccomando, ragazzi, che so che questa è forse la parte del lavoro più diciamo scocciante probabilmente, ma anche la più rognosa, perché se questa parte non viene fatta come si deve, purtroppo mandate a pupazze, per essere molto educati, tutta la parte del lavoro precedente, perché ripeto, non è una cosa assolutamente piacevole rischiare di vedersi lo schermo che vi precipita addosso. Ecco qua, è chiaro, qui ci vogliono le manine delicate e precise di Fabio, perché se l'avessi fatto io con le mie salsicce al posto delle dita, come dice sempre Fabio, probabilmente non sarei riuscito a metterlo con questa precisione. Infatti questi lavori qui di precisione li fa sempre lui. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Ma ultimamente mi sembra che stia lavorando solo io, ma comunque non diciamo, no, non diciamo, assolutamente, se no sembra brutto, non vero, diciamo queste cose, non diciamole. Io sono qui, sto curando la regia, mi pare sembra... anche giusto, anche perché senza di te queste cose non si sarebbero fatte. Questo poco, quanto, ma quanto sicuro ci vogliamo bene, ragazzi. Poi dice Dio li fa poi la coppia, è proprio vero, guarda, è quello che mi spaventa. Allora, attenzione, fate attenzione dove li sta posizionando Fabio, che non li sta posizionando a caso i biadesivi, lo vedete? Uno l'ha messo in alto al centro, uno a destra al centro, e adesso sta mettendolo alla sinistra dell'iMac al centro, vedete? Sotto vi ricordiamo che noi non lo abbiamo scollato, è rimasto attaccato per una questione di comodità, ma se per caso voi lo aveste al momento scollato completamente, è logico che l'operazione che Fabio sta facendo in questo momento
dovete farla anche per la parte inferiore, quella è fuori discussione. Ecco qua. Allora, perfetto. L'abbiamo messo, lo dobbiamo mettere qui che invece, c'è una parte più. Ecco, invece di tagliare il video e farvi vedere le parti già messe, abbiamo preferito farvela vedere completamente perché ribadiamo per l'ennesima volta, vi assicuriamo che questa è una parte dell'operazione veramente molto, ma molto importante e quindi è da fare con la massima attenzione. Quindi abbiamo preferito, vedete, guardate Fabio adesso che fa, ha messo tutto il biadesivo. Allora, eccoci qua. Allora, quindi questo biadesivo andremo a togliere le protezioni sopra per essere poi pronte per essere incollate al nostro schermo. E a questo punto, dopo averlo rimosso, come vedete, non è che lascerò senza le parti dove non ho messo il biadesivo, ma utilizzerò questa colla molto semplice, liquida, e l'andrò a mettere gelatinosa, quindi non c'è pericolo che cola, non ha nessun problema, nessun effetto sulla nostra, nostro pannello poi appoggiato. Allora, adesso in questo momento toglierò, appunto come detto precedentemente, la parte adesiva. E poi metteremo il nostro adesivo. Io farei vedere anche un attimo che metti una parte della colla, così vedono com'è gelatinosa la colla, perché logicamente la colla bisogna anche dire che ha un'altra presa rispetto al biadesivo, quindi il fatto che Fabio abbia messo soltanto quella parte di biadesivo e abbia lasciato libero tutta quell'altra parte, perché poi sostanzialmente ricordatevi che questo tipo di colla, noi diciamo questa perché l'abbiamo utilizzata, abbiamo visto che funziona, ma siete liberi logicamente di utilizzare qualsiasi colla voi preferiate, questa noi l'abbiamo provata e va bene, quindi tutte le parti restanti che non sono state riempite col biadesivo, Fabio, ecco, vi facciamo vedere una piccola parte. Adesso Fabio sta, come si dice, stappando la colla che purtroppo, per quanto ben chiusa, delle volte si secca, perché considerate che ha un augello veramente veramente piccolo, vedete Fabio, in questo momento ve lo faccio vedere, sta cercando, quindi mi raccomando utilizzatela bene e cercate sempre di tenerla chiusa come si deve, altrimenti rischiate che poi quando l'andate a riutilizzare poi non funziona, vedete Fabio, adesso vi faccio vedere, cerco di fare uno zoom sulla parte che Fabio sta mettendo, vedete la colla praticamente, io cerco di avvicinarmi il più possibile, c'è la mano tua, non si vede nulla, la farò vedere. Ecco, esatto, vedete, guardate, qui si vede bene, vedete un sottilissimo filo di colla, ragazzi, non fate il classico pantano di colla perché altrimenti rischiate che poi la colla possa trasbordare dai limiti una volta che andate a schiacciare lo schermo, quindi ecco qua. Va bene Fabio, il procedimento è questo. Adesso quindi lo completeremo tutto, vi faremo vedere poi quando chiuderemo il pannello. Ok. Bene, allora abbiamo posizionato la colla sul nostro display, sulla nostra base e sul nostro display, e ora ci accingiamo a riportare tutto come era precedentemente. Allora, aspetta. Attenzione, Alessandro mi ha ricordato una cosa che vi dovevo far notare. Bravo. Perché solamente lo chiudevo, non allora, era più fattibile. Aspetta Fabio che cerco, che è importante. Vedete di voi? Fare uno zoom senza toccare il supporto. Vediamo se riesco ad arrivare vicino. Credo di sì, si vede bene, guarda. Questa è la fotocamera che vi avevo detto, e vi avevo detto di stare molto attenti, di quando andiamo a scollare il nostro display, di non entrare troppo con la lama, altrimenti taglieremo e rovineremo la parte elettronica della nostra webcam. Adesso dalla videocamera non si vede bene, la telecamera è leggermente incastrata all'interno, quindi certo, diciamo che voi letteralmente non la tagliate, però c'è il rischio comunque che come minimo, come dice Fabio, andate a rovinare l'elettronico o addirittura a graffiare l'obiettivo, e sapete bene che è una cosa sicuramente non piacevole. Aspetta Fabio che richiudo, ecco qua, adesso vedo tutto, vedete che sta facendo Fabio, vai, di tutto. Adesso fa tutto. Eccoci qua. Abbiamo riposizionato lo schermo come in origine. Considerate che la colla, essendo gommosa, automaticamente. Allora, vi consiglio di dare una piccola stretta precisa sullo schermo e di utilizzare uno scotch di carta per
sorreggere e far ben aderire il nostro adesivo e biadesivo sul pannello. Non sottovalutate questo consiglio, ragazzi, mi raccomando, perché come non abbiamo detto, una grandissima pressione, perché gli adesivi e il biadesivo sono apposta creati per questo lavoro. Mi raccomando, utilizzate, noi stiamo utilizzando uno scotch che si chiama lo scotch carta, quello che serve più che scotch carta è una carta adesivo, come si chiama letteralmente? Ma se andiamo è quello che utilizzano, qualsiasi, utilizzano anche nastrocarta, brava Sara, per lavorare in casa. Perché adesso abbiamo qui la nostra Sara che diciamo si sta nascondendo, non si vuole far vedere, ma tanto prima o poi la metteremo in mezzo, gioco forza, perché è il fulcro, il plus del negozio. Senza di lei non senza eravamo di lei qua. Non eravamo qua. Bene. Questa è la risata della nostra Sara. Ricordatevi sempre il cavo che avevo staccato, la che è la corrente. Perché c'è gente che mi ha lavorato, che so bene, che mi è arrivata qui, col cavo attaccato, con il cacciavite sono andati a toccare. Ecco. E diciamo che, dato che non sono più alimentatori veri e propri, sono di switch all'interno della macchina, se tocco qualche componente è capace che faccio fare un corto, perché arriva l'alimentazione sempre all'interno. Esatto. Quindi posso far accendolo e mandarlo in corto. Quindi mi raccomando per l'alimentazione. Okay. La macchina Fabio, è una cosa ferma. Importante, non abbiamo detto, sì. Non abbiamo fatto vedere, del fatto che poi abbiamo riattaccato i flat su all'interno. Mi raccomando ragazzi, pure lì fate molta attenzione, perché come avete visto Fabio per levarli è stato molto delicato e lì ci vuole un po' di esperienza, quindi benissimo. Nel momento in cui li andate a rimettere, mi raccomando, perché da lì dipende, anzi vogliamo fare una cosa ragazzi, lo vogliamo rismontare e lo rifacciamo da capo. Ma che no. Scusate, aspettate, sommato però vabbè, facciamo finta di niente, non ho detto niente, facciamo un Lo avete capito vero? Vero. Sì sì, lo sapete bene. Fare assolutamente, l'avete già fatto vero? Sì, benissimo, è pure riuscito. Okay. Bene. Vai. Ragazzi, non lo dite ad Alessandro, ma io l'ho rismontato, perché vi volevo far vedere, che non ve l'ho fatto vedere, come si rimontano i cavi. Siccome so come è fatto, è meglio che lo faccio io da solo. Riprendete i cavi e li riposizionate, guardate come è fatto, vedete? Parlo piano perché se non mi sente dall'altra parte. Con queste linguette alzate lo posizionate come era prima. Ecco fatto. E uno è messo. Parlo sempre piano perché se non mi sente. Fate con molta attenzione questi, perché sono di rame e quindi si possono piegare. Quindi molta ma molta calma e pazienza, che la miglior cosa. Chiuso, ecco qua, mettiamo l'ultimo, che è quello che dicevamo che era un po' a baionetta. Diciamo che è quello un po' più complicato, perché l'altro entra molto facilmente. Eccolo qua, fatto. Non dite niente ad Alessandro, avete visto? Adesso lo richiudo. Voi non lo sapete, ma io l'ho visto che l'ha aperto un'altra volta. È così, pignolo, pignolo. Eccoci qua di nuovo ragazzi. Allora, abbiamo finito di rimontare il nostro Mac, abbiamo messo, come vi ho fatto vedere, il biadesivo sul nostro vetro, non vi dico quella cosa che voi già lo sapete, ma lui non lo sa. Non lo sa? Non lo so. Appunto. Non lo so. No, perché lo sai? Lo sapessi. Non lo sai? Non lo so. Vabbè. La risata di sottofondo è quella di Sara, perché non si vuole far vedere, però prima o poi ora non ci rimane. Mi scusi, mi perdoni, ingegnere, scusi, prego. Un pochino più di qua devo far vedere qua. Abbiamo fatto come vi avevo detto precedentemente, messo lo scotch tutto intorno per far aderire bene il nostro biadesivo. Adesso il nostro sistema, come vedete, sta lampeggiando come chiedere che devo fare. Non facciamo nient'altro che installare il nuovo sistema. Il cliente ci ha chiesto ai Sierra. E dopodiché basta, verrà consegnata la macchina. Provi a tornare nell'inquadratura. Rientro, rientro. Eccoci. Ragazzi, voi sapete, abbiamo scherzato, abbiamo giocato, però credo che le indicazioni ve le abbiamo date giuste. Mi raccomando, lo so che è una rogna per voi sentirlo tutte le volte, però per noi è fondamentale, importante, cioè i vostri commenti, quello che sta facendo, è fetente, io voglio bene, ce l'ho, me lo tengo. I vostri commenti, le vostre indicazioni, se c'è qualcosa che volete vedere, ma soprattutto
campanella, iscrizione, anzi prima l'iscrizione e poi la campanella. A noi vedere che crescete come persone che ci guardano ci dà una soddisfazione in mano e ci porta soprattutto a fare altri video. Altrimenti, se non vediamo questi piccoli risultati, poi ci passa la voglia di andare avanti. Io non lo dico mica per noi, lo dico per voi, perché non sapete quello che vi perdete. Era meglio prima. Beh, ragazzi, credo che l'abbiamo tirata anche troppo per le lunghe. Che devo fare? Se non dici come ti chiami, non saluti. Ah, ma lo sanno, mi ha chiamato 20 volte prima Fabio. Figlio. Beh, vi saluto Fabio e Alessandro. Alla prossima puntata, più che puntata video. Tante care cose, se mi sono picciato. Tante care cose a tutti, ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.